Lo si potrebbe chiamare il teatro della parola e della diplomazia. Ci riferiamo alla rassegna A Viva Voce dei Cinque Continenti, ideata da Carlo Merlo per ridare valore, in un tempo ormai sopraffatto dai suoni stridenti delle tecnologie, al suono più vicino alla nostra natura, quello della voce umana. Ecco dunque, ormai da molti mesi, che ogni venerdì sera lo spazio teatrale della libreria Paesi Nuovi si riempie di persone che desiderano partecipare a questo emozionante e al tempo stesso semplicissimo rito verbale, che muove alla riconquista del senso della vita e della vera comunicazione fra i singoli uomini e fra i popoli. Ogni settimana una diversa etnia, un diverso continente. Dopo il Bangladesh, il Sudafrica, la Costa Rica e l'Italia delle origini, ecco in scena la Nuova Zelanda, con le sue incredibili tradizioni, i suoi affascinanti esotici rumori che sanno di immensi spazi e sterminate foreste. A rievocarli, le poesie ed i brani di testi teatrali suggestivamente letti dagli attori del gruppo Clesis: Elisa Ravanesi, Gianfranco Migliorelli, Emilia Marra, Federica Tatulli, Stefano Urbani, Emanuele Melisurgo, affiancati dalla vice ambasciatrice neozelandese Christine Bogle, dalla poetessa Lisa Stace e dalla folk singer Josephine Gray, che hanno entusiasmato il pubblico con le loro interpretazioni nella lingua maori e specialmente con le splendide canzoni popolari della loro terra lontana.